Fischio d'inizio del signor Rizzo, la gara è cominciata, Napoli-Balam qui a Taurisano. Niente da fare, Napoli non trova varchi, se non adesso, conclusione di prima, sensazionale, Pasquale Lauro, 1-0 per il Napoli alla conclusione del primo tempo. Gran servizio, lui solo alla sinistra dell'area di rigore, niente può fare, Gascaf che non ci arriva a recuperare il pallone, 1-0 per il Napoli qui a Taurisano, Napoli 1, Balam 0, esplode il tifo napoletano. Squadra di Londra attenta da calcio di punizione di riprendere fiato, di controllare il gioco, niente da fare, le conclusioni vengono spesso e volentieri intercettate dai napoletani. Fortunati anche nei rilanci in avanti, D'Ambra, D'Ambra si porta davanti col pallone da solo dalla destra, porta al centro, trova la chiusura, Luca Evangelista, quando siamo al quarto minuto della ripresa, Luca Evangelista raddoppia il vantaggio del Napoli. Niente che vada oltre, il secondo passaggio. Apertura sulla destra, importantissima di D'Ambra, esce Matthew, ma D'Ambra ribatte. E il terzo gol del Napoli, 3-0 sui londinesi del Balam qui a Taurisano. E riparte l'azione napoletana. Lancio lungo a trovare il solito D'Ambra. D'Ambra si porta in avanti col pallone, trova al centro la conclusione di D'Ambra che sembrava dovesse crossare, in realtà ha beffato Matthew, e il quarto gol del Napoli. Niente da fare, la punizione sfila senza che nessun compagno del Balam riesca a controllarla. Si conclude la prima gara del girone D tra Napoli e Balam, 4-0 il risultato finale. Da Giovanni Ruggero è tutto, grazie per le immagini a Fabio Colonna, la linea torna alla regia.